Allora, sentite questa idea: il mio protagonista, il mio detective, fallisce nel riuscire a trovare l'assassino, ok, nel conflitto esterno, perché lui, conflitto interno, è un cazzo di alcolizzato inutile, ok? E quindi la moglie, conflitto di relazione, lo vuole lasciare. Mamma mia, che idea! Una, sentite che fantasia che ho! No! Allora, signori, sono il duca delle baionette e come potete immaginare mi occupo di scrittura creativa e quindi per estensione anche di progettazione delle storie. Per chi non mi conosce, su agenziaduca.it vendo i miei corsi online dedicati a questi argomenti. Tra l'altro c'è anche un'offerta adesso per il periodo di San Valentino fino al 15 febbraio. Comunque, torniamo all'argomento principale. Questo è un dubbio tipico che può venire da una lettura, vorrei dire non del tutto corretta, ma in realtà forse una lettura un po' troppo alla lettera, di alcune pagine dell'arco di trasformazione di Dara Marx. Sembra una cosa peculiare, un po' strana, perché a tutti gli effetti non si sposa con la teoria che l'autrice insegna, ma a tutti gli effetti può venire fuori da alcune cose che dice. Adesso non posso leggervi passi per intero perché si tratta di una pagina e mezzo. Però vi posso leggere alcune righe per capire dove viene il problema di questo errore di ragionamento che porta a eh, collocare in modo non corretto il conflitto di relazione, e poi qui si tratta di errore di realismo, fare un conflitto interno non proprio ideale, ok? Sentite qua. In pratica ci troviamo a pagina eh, 137 dell'edizione italiana, siamo anatomia di un primo atto, ok? E c'è questo esempio, è un pochino lunga la cosa, vi leggo alcuni pezzetti e vi faccio capire qual è il problema di fondo. Ecco qua. Utilizziamo una semplice storia poliziesca. Se la storia ha conflitto esterno, Ruota attorno a un poliziotto che risolve un caso di omicidio, allora gli spettatori devono vedere, o almeno essere messi a conoscenza dell'omicidio nella premessa. Con premessa intende l'inizio della storia, o intende la premessa come lo intendiamo nel corso base, ok? Quindi allora, uh, questi ostacoli consisteranno in qualcosa che sta al di fuori del controllo del poliziotto, come un assassino ambiguo che usa moltipli travestimenti, eccetera, eccetera. Quindi, l'abilità dell'assassino, la difficoltà dell'indagine, cose così, ok? Per costruire la storia B, la storia B è il conflitto di relazione, ok? Bisogna mostrare agli spettatori che vi sono problemi personali o questioni interiori che creano altrettanti ostacoli alla soluzione del caso. Per esempio, il poliziotto potrebbe arrivare sulla scena del crimine ubriaco o con i postumi di una sbronza il che lo renderebbe incapace di valutare adeguatamente le prove. Oppure forse è talmente aggressivo da abusare i detti costituzionali di un sospettato, eccetera. Cioè, teniamoci l'ubriaco che va bene. Il caso in cui è molto aggressivo e quindi maltratta gli imputati o viola le regole eccetera lasciamo stare teniamo l'ubriacone poi è importante perciò mostrare una relazione tra questo comportamento e cosa lo, fa cosa lo fa bere smodatamente se queste informazioni non sono presenti agli spettatori non importerà sapere se lui riuscirà o meno a risolvere i suoi problemi di alcol di o di aggressività per esempio, nella premessa, sempre qui all'inizio, si potrebbe far vedere che sua moglie l'ho appena lasciato o che il suo capo l'ha appena scartato da una promozione importante. Capite il problema? Ok. E a questo punto, attraverso la sua relazione con la moglie o con il capo, che il conflitto della storia C, conflitto di relazione, viene, viene messo a fuoco, aggiungendo spessore e dimensione alle storie A e B. E voi già dovreste cominciare a capire che c'è qualcosa che non va se avete fatto il mio corso base. Perché letteralmente può venire una storia del tipo, vado a pagina 138, primo scenario, il poliziotto cattura l'assassino, storia A, perché è capace di smettere di bere, storia B. Supera questa tendenza autodistruttiva, risolvendo i problemi interiori che hanno causato il conflitto di relazione, storia C. In questo caso era la moglie che cerca di lasciarlo. Ora, Letteralmente all'epoca, col fatto che questo esempio, come vedete, non c'entra niente con poi anche tutti gli altri esempi del libro, è fatto veramente male. Addirittura, c'è un esempio che va a negare la teoria che insegna Dara Max e tra poco eh, ci torno e ve la spiego bene. Un mio autore, Alessandro Scalzo, autore di Caligo, tra l'altro, Caligo è un romanzo a cui ho dedicato diverse lezioni, analizzandolo in tutti i dettagli, incluso a profondità psicologica, agganciandomi altri ad alcuni testi molto interessanti al di fuori dell'ambito della scrittura creativa, testi di psicologia eccetera per spiegare come ha trattato un certo personaggio eccetera Alessandro Scalzi l'autore di Caligo il primo romanzo portato nella collana Vaportep nel 2014 e lui nel 2014 fresco di studi col manuale della Marx aveva fatto un articolo che adesso non si trova più perché il suo blog non è più disponibile al pubblico in cui si lamentava e criticava proprio questo problema perché poi è un problema che letteralmente è diventato molto diffuso cioè sembra quasi e questa è una cosa ridicola, francamente, che gli sceneggiatori leggano Emanuele manuali Marx, tolgano il 99% delle cose che sono buone, utili, ti insegnano come fare una storia correttamente e tengano questo esempio, cioè, ah, facciamo l'indagine e l'indagine non va perché lui è un cazzo di e la, 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 la moglie lo vuole lasciare. Oppure eh, c'è l'invasione aliena e quindi qual è il conflitto di relazione che, lui, che la moglie lo vuole lasciare perché per cui è un buon padre. Dicevo, ma cosa c'entra sta roba? Ecco, letteralmente il mio autore, Alessandro Scalzo, faceva la sintesi così nel suo articolo, diceva, per sintetizzare proprio l'esempio, perché è una pagina e mezza, se non di spiegazioni. Un detective cerca un assassino, plot A, ma all'inizio della storia è incapacitato a trovarla a causa di un proprio impedimento, quale? Ad esempio, perché beve, plot B. Perché beve? Perché la moglie lo ha lasciato, plot C. Una cagata. Ora, signori, cerchiamo di capire qual è il problema. Vi faccio un nuovo piccolo riassunto. Che cos'è il conflitto di relazione, che cos'è il conflitto esterno, che cos'è il conflitto interno. Il conflitto esterno è la storia, ok? Eh, il detective e c'è un, un feroce serial killer e bla 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 vicenda di omicidi, deve trovare chi è l'assassino, ok? Benissimo. Il conflitto interno è il problema interiore che gli impedisce di farcela. Ma questo problema interiore deve essere realistico. Per esempio, se il tuo detective è un inutile sacco di merda ed è perennemente ubriaco. È difficile che gli venga assegnato il caso di omicidio. Quindi, anche qui, quanto riesce a rendere realistico questa cosa? Perché il fatto che beva un po' è una questione. Il fatto che il suo problema è che è perennemente ubriaco è un'altra questione. Quindi, già se tu mi dici, e anche qui, tra l'altro, scusate, scusate la, la cosa, se tu fossi un mio autore, io ti chiederei, lo chiedo regolarmente in Papa po perché si ubriaca? No, perché ubriaco non basta? Eh. Perché si ubriaca? Ma no, qual è il suo problema interiore? Cos'è che lo dilagna? Ha problemi di autostima? Si sente inadeguato? Ha avuto un lutto che non riesce a superare, bla bla bla, e si collega a qualcos'altro? Pensa che gli altri non lo valorizzino abbastanza? Quindi pensa che gli altri lo scavalcano e non lo valorizzano perché lui, ad esempio, è troppo arrogante? Lui si crede troppo bravo e gli altri incompetenti, gli altri però in realtà sono molto più bravi di quanto lui pensa di lui a sminuirli, quindi lui per reazione beve. E a questo punto il bere è un dettaglio di colore attorno al suo essere arrogante. E in questo caso il sesso arrogante lo porta a un essengau di valorizzare i colleghi, perché li valuta troppo poco competenti. E quindi a questo punto lui avrà un conflitto di relazione non basato sul fatto che la moglie lo vuole mollare, poi ci torniamo, ma basato sul fatto che lui non dà valore ai colleghi, li maltratta, i colleghi a loro volta, sentendosi non valorizzati un po', non sono incentivati ad aiutarlo, un po' quando loro hanno una mezza idea lui le scarta, e quindi letteralmente sono anche poco motivati a dire cosa pensano. Tanto vengono soltanto trattati a male parole, capite? Un po' non so la vicenda in stile sangue del mio sangue, ecco, anche se non è esattamente così. Ora, il conflitto di relazione non può c'entrare con la moglie una vicenda simile, sì, ma che c'entra la moglie? Cioè, mettiamo, cioè ragionateci. Ora, vi ricordate cos'è il conflitto di relazione? Il conflitto di relazione è esattamente l'effetto, tra virgolette, morale usando la definizione che usa John Truby per esempio, anatomia di una storia, l'effetto morale del conflitto interno del personaggio. Il, tuo personaggio. il tuo personaggio ha un difetto, ok? Questo difetto ha un effetto sugli altri. L'effetto sugli altri gli impedisce di accedere a quelle risorse, la collaborazione altrui, che gli permetterebbe di vincere, come nel caso prima, ok? Lui è arrogante e essendo arrogante bla bla bla, non capisce quanto sono bravi gli altri e valuta troppo se stesso, valutando troppo se stesso e sminuendo gli altri non viene promosso, non essendo promosso dal suo capo lui di conseguenza beve, ma non è l'alcolismo il suo problema. Qui siamo in casi molto simili a quando nel colloquio motivazionale di Rollnick e Miller viene presentato il caso della cocainomane che non aveva in realtà un problema con la cocaina ma con l'alcol, perché si arrivò a scoprire tramite... Ehm, le azioni di counseling, diciamo, si arriva a scoprire che lei abusava di cocaina soltanto quando beveva molto, quindi se lei non beveva non usava cocaina. Il suo problema nella cocaina era l'alcol. In questo caso il problema del detective non è l'alcol, per esempio, ma è l'arroganza. Ed è arrogante perché non valuta e non capisce le capacità degli altri, non capendo le capacità degli altri valorizza troppo le proprie, che non vuol dire che lui non sia bravo, eh. Lui può essere comunque il più bravo della città, ok? Ma ciò cioè non toglie che gli altri sono bravi anche loro. Ma lui non sa fare il lavoro di squadra, quindi il capo decide di non promuoverla, eccetera, eccetera. conflitto di relazione nelle indagini, non sapendo fare il lavoro di squadra, non potrà accedere alle risorse, alle capacità degli altri, alle idee degli altri, un po' come il sangue nemo sangue, come detto. Ora, vedete, è tutto connesso. A lui servono le risorse degli altri per farcela. Quindi, se noi invece mettiamo che il conflitto di relazione è la moglie, non può esserlo, perché? Perché metti anche che il personaggio, mettiamo, facciamo proprio il caso come diceva la Marx nel suo esempio, il tuo personaggio è un ubriacone, ok. Nel midpoint capisce che deve smettere di bere. Smette di bere, e la moglie gli dà una seconda chance. Ora che cazzo c'entra quell'assassino? Cioè non è che se quando torna a casa la moglie non lo butta fuori, questo gli fa capire come indagare. Cioè, c'entra niente la moglie. Stesso problema c'è con una storia in cui decidi che, ne so, che il conflitto esterno riguarda l'invasione aliena e il tuo protagonista ha un problema, ad esempio, essere eh, troppo alla ricerca della gloria militare in senso perverso, tipo crepate tutti vaffanculo e conquistiamo la collina, ok? Tipo non mi importa dei miei uomini vaffanculo, conquistiamo la collina con prendiamo medaglie e gli altri dicono no, a noi piacerebbe anche magari non avere un 50% di perdite, ok? Lui ha la ricerca ossessiva della gloria militare e quindi possiamo immaginare che è sempre impegnato al lavoro, no? Da, sol da soltanto. E quindi lui non valorizza il rapporto col figlio e con la moglie. E quindi la moglie gli dice che è un pezzo di merda o che cosa c'entra con la nave aliena, niente. Perché se poi ti trovi che il tuo problema è che lui deve andare a sganciare un missile nucleare nel buco del culo della nave madre aliena e il tuo conflitto di relazione, è la moglie che gli dice. Certo, la Terra è in pericolo e stiamo per estinguerci e cioè gli alieni stanno per trasformare il nostro pianeta in una landa di lava e acido, e, e acido fosforico, tipo che cazzo ne so, tipo il pianeta Venere. Ok, lo capisco questo, ma tu non capisci invece quanto è importante la partita di baseball di tuo figlio? Dice, porca troia, cioè, cosa c'entra? Cioè, lui dovrebbe non andare a salvare la Terra dagli alieni per andare invece alla partita di baseball di suo figlio? Perché lui non valorizza abbastanza il figlio e la moglie? Ok, metti che lui vada alla partita di baseball di, di suo figlio, gli alieni bombardano con armi nucleari il pianeta Terra e poi lo terraformano per farlo sembrare Venere. Cioè che risultato ha ottenuto? Nessuno. Cioè capite che è stupida la cosa? Non c'entra niente. Mentre invece il tuo personaggio può avere anche dei problemi con la moglie perché è un pezzo di merda, ma non saranno i problemi con la moglie e il figlio, quelli al centro della storia, saranno che lui, che è disposto a fare azioni estremamente pericolose, anche utilizzando i suoi uomini in modi un po' troppo frizzantini, cioè con un 50% di perdite, mettiamo, i suoi uomini non si fidano di lui e quindi lui non può vincere veramente. Letteralmente, quando dovranno scegliere i volontari per la missione suicida, in cui lui dice ah sì, andiamo a lanciare l'arma nucleare nel culo degli alieni, lui dovrebbe essere, se non ha superato il difetto fatale, a trovarsi nessuno. O i suoi uomini, letteralmente in un scenario diverso, potrebbero ammutinarsi, perché sanno che con lui si muore, ok? E quindi in questo caso deve superare questa cosa far capire ai suoi uomini che non che ci tiene a loro, e quindi i suoi uomini, a questo punto, sapendo che non sono pedine spendibili che moriranno male, ok? Ma che i piani sono fatti nell'ottica di non volerli far di carpare a cazzo di cane, si fideranno più di lui a questo punto, facendo lavoro di squadra, sconfiggeranno gli alieni. Anche sua moglie lo vede più umano, perché lui capisce gli errori che ha fatto nei confronti dei suoi uomini, anche di sua moglie, bla bla. però la cosa è la moglie di sfondo. Può rappresentare nell'epilogo della storia, come vediamo, il mondo dopo l'invasione aliena, dopo che hanno vinto, e lui che ha capito i suoi errori adesso non è più un pezzo di merda e questo quindi si vede anche nel rapporto con la moglie. Ma non è il rapporto con la moglie il suo conflitto di relazione, il suo conflitto di relazione con i suoi uomini, perché sono i suoi uomini a potergli permettere di vincere o perdere nella storia, capite? Il conflitto di relazione è quell'effetto sugli altri... Del tuo conflitto interiore, che una volta superato ti permette di accedere a forze per vincere nel conflitto esterno, se non ti aiuta a vincere nel conflitto esterno, non è il conflitto di relazione chiaro? Conflitto di relazione può anche essere all'opposto di come presentato adesso, cioè del tipo: se gli altri cercano tutti di fregarti, tu devi diventare un solitario che non si fida di nessuno. Tu vinci nel conflitto di relazione quando smetti di fidarti degli altri e fai di testa tua. Ok, sempre conflitto di relazione Chiaro? Sempre rispetto agli altri, agli altri, che mh, relazionandosi con loro in un modo o in un altro, questo ha un effetto positivo o negativo sul conflitto esterno. Chiaro? Quindi concentratevi su questo. Non potete fare una storia dove il conflitto di razzoe non c'entra niente col conflitto esterno. La moglie lo sbatte fuori di casa, va bene, lui può ricogliere un po' girati. Ma se anche lui si sistema il suo rapporto con la moglie, come cacchio dovrebbe catturare l'assassino? Non sembra centrare nulla, chiaro signori? Mentre invece se me lo gestite correttamente lo mettete di sfondo. E lui è un arrogante figlio di puttane, quindi ha problemi anche con la moglie. Poi comincia a diventare una persona migliore, comincia a valorizzare di più gli altri, anche la moglie lo percepisce. E quindi a fine storia da una seconda possibilità. Ma come vedete non è la moglie, sono i colleghi poliziotti. Come nell'altro caso, nella moglie sono. Ok? I suoi, i suoi soldati chiaro? tutto molto semplice signori dovete stare attenti a queste cose perché veramente guardando certi film dove c'è appunto che ne so l'invasione aliena o altre cose e poi il problema è non si è andato alla partita del piccolo Timmy ma il piccolo Timmy starà bruciando sotto le esplosioni nucleari se io fosse andato alla sua partita invece di distruggere la nave madre aliena signora. a un certo punto vi ho detto ma che cazzo avete nel cervello cioè capite che non ha un senso sta roba e poi vi si fanno fin di merda pensate sempre, quando pensate alla storia il conflitto di relazione riguarda la storia ok? chiaro? molto semplice vediamo se trovo qualche altra ispirazione in questo bellissimo testo no, era questo il problema principale ok signori? avete quindi recap una storia, un conflitto esterno un conflitto interno, il problema interiore che impedisce di farcela io vi consiglio sempre, non fate la cosa semplice, è un ubriacone. Chiedetevi, perché è un ubriacone? Perché finché mi dite un ubriacone siete bloccati. Vabbè, beve molto, quindi? Che faccio? Perché se lui ci beve molto, a questo punto lo fa arrivare ubriaco in stazione. Ubriaco è sul caso. Sì, a questo punto magari lo sospendono, lo cacciano dalla polizia, cioè non gli danno neanche il caso. Se invece mi fai che l'essere ubriaco è secondario, quindi lui beve, ma centralmente lui in realtà fa, tra virgolette, bene il suo lavoro, ma è arrogante, o quel che vuoi, e di conseguenza beve. Tu non mi fai una roba irrealistica dove arriva sto catorcio umano sempre ubriaco e gli affidano i casi. Gli affidano i casi, ok, sospettano che alza troppo il gomito, ma non è una cosa così catastrofica. Gli affidano comunque il caso, ma lui a questi problemini, eccetera, eccetera, chiaro? Con gli altri poliziotti, con la sua valutare troppo se stesso, anche perché, pensateci, se lui è arrogante, si pensa a sto cazzo, è arrogante e presuntuoso, si pensa a sto cazzo, e svaluta gli altri, svaluterà anche l'assassino. Penserà che l'assassino è il solito bifolco che non capisce niente. Invece, l'assassino in questo caso può essere uno con tre lauree, due dottorati, un master, due master, tre master. È il cazzo che volete. È un tipo super colto che se lo mangia e se lo ricaga. E col fatto che lui lo sottovauta è questo tipo super colto, super intelligente, super preparato, il super assassino ideale. Un po' diverso da tanti serial killer che sono dei ritardati, o simili. È in grado di fingersi un bifolco. Lo inganna, lui è predisposto a pensare che tutti siano delle merde, lui è un genio, e quindi tende a cadere nelle trappole e nei tranelli di questo tizio. Sì, non è granché come storia, però per farvi un esempio molto semplice. Ok, signori? Quindi vedete: non fermatevi alla prima cosa, soprattutto quando è una cosa di conseguenza, come è un ubriacone, pensate qual è il suo problema interiore. Non fermatemi a dire il suo problema è che uh, non, uh, non si fida di se stesso. Tantissimi personaggi non si fidano di se stesso, vi chiedo perché non si fida di se stesso. Esploro un pochino di più. Poi, se non mi trovi qualcos'altro va bene questo, però cerca di esplorare un po' di più. Se addirittura mi fai un esempio in cui dici il suo problema è che è obeso, io ti chiedo perché è obeso. Perché cioè, obeso è una cosa fisica. Non è un problema, cioè, può esserlo, ma dovrebbe essere un'emanazione di un difetto interiore. È obeso perché è arrogante? Quindi lui sa quanto vale, quanto è importante, quando è figo, e quindi non dà valore all'aspetto esteriore. E quindi fa il cazzo che gli frega, perché non gli importa, o è obeso, perché gli manca la fiducia in se stesso e quindi si rifugia. Cioè, non è la stessa roba. E esplorate sempre più che potete, poi vi fermate a livello. Utile per la storia, ma esplorate la psicologia del personaggio. Questa è una cosa che martello tantissimo sia nel corso, in particolare perché al corso avanzato di sceneggiatura guardate le lezioni sulla posta in gioco e come collego la posta in gioco al difetto fatale. Vi invito a ripensare difetto fatale e posta in gioco man mano che individuati i due. Alla posta in gioco è questa, quindi allora il difetto fatale è forse a questa sfumatura, e a porre il difetto fatale a questa sfumatura, quindi allora forse la posta in gioco è questa. No? Cercate sempre la complessità, la profondità, non fermatevi a. Serie, assassino, ubriacone, moglie che lo lascia dai, non, non, non va bene poi fate le storie che fanno schifo semplice no? bene signori, Spode è stato abbastanza chiaro spero che questo piccolo problemino che però vedo capitare un po' troppo spesso del conflitto di relazione che non si sposa col conflitto interno e col conflitto esterno o si sposa col conflitto interno ma non con quello esterno come nel caso del poliziotto è un po' troppo diffuso Ok? Spero che vi avete aiutato a risolverlo quanto basta e al prossimo video. Vi ricordo che fino al 15 febbraio 2022, sempre che state guardando questo video per tempo, c'è un'offerta molto interessante per ricevere un supporto diretto con me con tre mega incontri belli lunghi, tre incontri extra large. però vi rimando al link, nella pagina, al link qui sotto nell'info box. Ok? C'è una pagina che spiega tutto. Se invece il 15 febbraio 2022 è già passato, o oh, Amen. Mi spiace per voi. Potete sempre comprare il corso al prezzo normale, con le offerte normali, con tutte le robine normali, che comunque sono molto interessanti. Eh. Bene signori, buona giornata e buono studio.